Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus. Ieri vi ho portato anche un contenuto un po' particolare in cui vi facevo vedere delle carte dei calciatori, tra cui quelle della Juventus, tra cui ovviamente le carte di Del Piero. Spero che l'abbiate visto e spero che vi sia piaciuto. Oggi invece torniamo a parlare un po' di Juve nello specifico, perché mi sono reso conto che è necessario, fortemente necessario, mettersi qui e parlare di Federico Chiesa. Perché Federico Chiesa è una tematica, ne abbiamo discusso anche ieri per quanto riguarda la nazionale, non poteva essere altrimenti, perché Federico Chiesa sarà uno dei giocatori con tutta probabilità, poi vedremo se cambierà qualcosa e spero di no, perché in caso di modifiche alle convocazioni con Chiesa escluso significa che qualcosa è andato storto, quindi mi auguro veramente di no, però sarà uno dei giocatori che quest'estate andrà a disputare l'Europeo con l'Italia di Luciano Spalletti. Io credo che Spalletti abbia provato in queste amichevoli la difesa 3, ma immagino che poi all'Europeo si presenterà con la difesa 4. Questa è un po' la mia previsione, sono pronto a essere smentito, proprio perché credo che giocatori come Chiesa siano collocabili principalmente in un modulo a 4. E poi io dico, secondo me, a maggior ragione anche sulla destra, però qui si aprono altre discussioni e vanno a incastrarsi anche altri convocati, perché penso a destra Zaniolo, Politano, insomma ci sono tante possibilità comunque anche di giocare esterno destro per la nazionale. Ma la nazionale la lascerei un attimo da parte, ma non troppo, perché ovviamente Federico Chiesa, nazionale Juventus, è un trittico che deve per forza far discutere, per un motivo: Federico Chiesa ha un contratto in scadenza nel 2025 e quindi la Juventus dovrà decidere che cosa fare su Federico Chiesa. Io mi sono già espresso e vi ho già detto che per me oggi Federico Chiesa dal punto di vista fisico non è in condizione. Quell'infortunio purtroppo al crociato non l'ha ancora riportato ai livelli fisici e atletici, per quanto mi riguarda, poi magari è una sensazione, un'impressione del pre-infortunio. Non vedo lo stesso Chiesa da questo punto di vista, però so per certo che Chiesa è un giocatore di livello, è un giocatore caotico e credo che questa sia la sua più grande fortuna e anche la sua più grande sfortuna. Fortuna perché ti dà sempre quella sensazione di poter creare qualcosa dal nulla, sfortuna perché ovviamente quando una squadra deve essere organizzata in un certo modo bisogna cercare di essere una sorta di strumento all'interno del concerto e non fare delle note che vanno un po' a destra, un po' a sinistra, fuori dallo spartito. Quindi è la sua più grande forza, ma è anche forse una delle sue debolezze dal punto di vista corale. Io non ho dubbi, rinnoverei Federico Chiesa, perché fare andare via a zero Federico Chiesa dopo aver già perso anche a zero Dybala, che sì, anche lui aveva dei problemi fisici, però la qualità di Dybala anche oggi banalmente la Juventus non la puoi trovare in nessun giocatore, sono quelle robe che mi fanno dire: questi giocatori che hanno quelle peculiarità, quelle caratteristiche, banalmente quel qualcosa in più, li fai andare via a zero? Perché un conto è se li cedi, e allora io posso comprendere, c'è un club quest'estate che è interessato a Chiesa, magari dopo l'Europeo, arriva e mi propone 40-50 milioni di euro, che secondo me sono cifre molto alte in questo momento per un giocatore in scadenza di contratto e che viene da un crociato, non per il livello di Chiesa ma per le condizioni in cui si troverà Chiesa quest'estate. Però se arriva un club che offre quelle cifre e Chiesa è felice di andare, felice il club, felice Chiesa, felice la Juve, io un po' meno felice, perché lo ammetto, a me Federico Chiesa piace anche forse troppo rispetto anche banalmente quella che è stata la stagione di quest'anno, però penso che sia logico assecondare questa richiesta e cedere Chiesa a una cifra che renda felice la Juventus. Se si tratta invece di rinnovare il contratto, io qua posso capire che possano entrare in gioco diversi fattori. In prima battuta quello della programmazione, perché spesso e volentieri dimentichiamo che quando si fanno questi tipi di ragionamenti bisogna mettersi nei panni di chi effettivamente i soldi li mette o di chi non li prende, cioè bisogna ragionare dal punto di vista della Juventus, che ragiona da un punto di vista sportivo e da un punto di vista economico-finanziario. Dal punto di vista sportivo l'abbiamo detto prima, abbiamo già fatto il quadro di Chiesa, per me Chiesa è un giocatore importante e uno dei migliori all'interno di questa Juventus. Dal punto di vista della programmazione bisogna pensare a quello che sarà. Intanto, in primis,
Chi sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo? Perché se verrà confermato Allegri, non ho dubbi sul fatto che la Juventus dovrà cedere Chiesa. Anche questo ve l'ho già detto. Se la Juventus cambierà allenatore e la Juventus avrà intenzione di passare ad un sistema con un tridente che vada a sfruttare l'ampiezza dei giocatori offensivi, io vi dico, io uno sforzo sul rinnovo di Chiesa lo farei per vederlo almeno un'altra stagione con un altro tipo di approccio. Può andare bene come può andare male, però uno sforzo lo farei se fossi nella Juventus. Poi è ovvio che ragiono dal punto di vista dell'azienda e vi dico la verità, dal punto di vista dell'azienda oggi avrebbe anche senso dire non rinnovo Chiesa perché, però poi allora vi dico lo devi vendere, perché se non rinnovi Chiesa e lo porti a scadenza da via zero, secondo me è una grande sconfitta per la Juventus, sia dal punto di vista finanziario, economico, dicevamo prima, sia dal punto di vista sportivo e tecnico, perché perdi qualcosa che non riesci a sostituire. Abbiamo fatto l'esempio prima di Dybala. Dybala non lo rinnovi, prendi Di Maria a zero, va via anche Di Maria, non esiste più il sostituto di Dybala e quella posizione dal punto di vista tecnico tu non ce l'hai più. Poi qua si apre una discussione che va ad ampliarsi un po', perché la Juventus, per fortuna della Juventus, ha un grande tesoretto non economico ma tecnico, e qui entrano in gioco un paio di nomi. Perché? Perché Yıldız e Sulé sono due giocatori che possono essere messi sullo stesso piano di Chiesa e Dybala per caratteristiche interessanti. Poi è ovvio che Chiesa e Dybala hanno già dimostrato, vinto con la Juventus, con le nazionali e tutto il resto. Yıldız e Sulé sono all'inizio del percorso, sono un 2005 e un 2003, però per fortuna sono entrambi della Juve. E allora, io penso, se l'anno prossimo la Juventus vorrà giocare 4-3-3, significa che se pensiamo ai giocatori che possono giocare come esterni o mezze punte, trequartisti o dietro la punta, nei due dietro la punta, insomma zona largo, comunque tre quarti, Chiesa, Yıldız, Sulé, e poi la Juventus ha anche altri due profili, perché in quella posizione possono giocare anche Weah e Iling Junior, quindi la Juventus questi giocatori ce li ha. Poi eventualmente c'è pure Kostic, c'è Alcaraz, anche se non credo che verrà riscattato. Miretti sulla tre quarti l'abbiamo comunque visto. Perché poi bisogna ragionare anche sulle soluzioni in sostituzione a Vlahovic, che oggi è il centravanti titolare. Però poi c'è Ken, che la Juventus già qualche mese fa voleva dar via e immagino che partirà. C'è Milik, che è riscattato e che può essere banalmente la riserva. E Milik mi sembra abbastanza orientato ad essere nel mood di quella roba lì. Ti rientra pure Kajorge. Io Kajorge non ho delle grandi sensazioni, non mi ha ancora impressionato a dovere, devo dire la verità, però anche Sulé non mi aveva impressionato, invece Sulé sta facendo una stagione meravigliosa col Frosinone, anche se adesso si è un po' fermato, ma si è fermato tutto il Frosinone ed è in crisi nera, e ieri sera con l'Argentina Under 23 ha fatto un gol di drop, di controbalzo, mancino, mezzo esterno, ha fatto una roba meravigliosa, andate a recuperare quel gol lì perché è qualcosa di geniale anche solo pensarlo. Quindi vi dico, certo, mi metto nei panni della Juve e dico, dal punto di vista finanziario, di programmazione, se devo vendere Sulé o rinnovare Chiesa, è ovvio che stiamo parlando di un 97 contro un 2003, ci sono 6 anni di mezzo, vado sul 2003 e non vado a cedere questo giocatore che viene su dalle giovanili, ho creduto in lui, l'ho dato in prestito per valorizzarlo, ora sta iniziando a far parlare di sé, bla bla bla. Però dico anche che la Juventus l'anno prossimo giocherà anche la Champions League, molto probabilmente, speriamo, incrociamo le dita, perché poi di sto passo non lo so, però immagino di sì, comunque una competizione europea, mettiamola così, comunque una competizione europea, oltre che il mondiale in estate, quindi sarà stagione molto lunga, quindi io non so se la Juventus deve mettersi qui a fare il ragionamento o uno o l'altro. La Juventus dovrebbe quanto più fare il ragionamento di avere una rosa lunga e qualitativa. Quindi pensare eventualmente l'anno prossimo di potersi presentare con un tridente composto da Yıldız sulla sinistra, Chiesa sulla destra, Vlahovic al centro e come riserve Iling Junior a sinistra, Sulé a destra, Milik al centro, e se vogliamo pure Weah e Kajorge, perché la rosa deve essere lunga per gestire più impegni settimanali. Devo dirvi la verità, secondo me, anche facendo numero zero acquisti in attacco, la Juventus ha comunque qualità, perché Sulé, Yıldız, Chiesa, Vlahovic, sono tutti giocatori che quel qualcosa in più te lo danno, quindi anche a livello tecnico,
ma soprattutto quantità, quindi una rosa lunga. Perché poi non dimentichiamoci mai che una rosa lunga e qualitativa ti dà dei punti in più nei momenti in cui ti vengono a mancare quelli che sono i titolari. E allora, se nel momento in cui mi viene a mancare Chiesa, che ha problemi fisici ed è in dubbio questa cosa, posso inserire Sulé nelle rotazioni, o quando Chiesa è stanco o quando Yıldız è stanco butto dentro Sulé, a me sembra un cambio di livello. E non serve nemmeno dare tutta la pressione al ragazzo che è la prima volta che arriva alla Juventus effettivamente da giocatore vero e proprio, essere un titolare da trascinare la Juve. Gli dai anche la possibilità di iniziare pian pianino. Poi è ovvio che non devi metterti lì a fare un contratto a Chiesa fino al 2066 a 8 milioni all'anno, ma io credo che la Juve queste cose non le possa fare oggi. La Juventus oggi deve spalmare i contratti, deve mantenere un certo tipo di ingaggio, quindi poi sarà anche Chiesa nel caso a fare le sue valutazioni economiche, devono essere d'accordo tutti, siamo sempre lì. Però io, prima di dire ma io Chiesa lo cederei quest'estate, perché io temo, non credo, temo che le offerte per Chiesa di quest'estate possano essere intorno ai 30 milioni al massimo. Questa è la mia paura, perché, ripeto, un giocatore scadenza 25 che viene da un crociato con le sue caratteristiche, se sono una squadra che è interessata a Chiesa cerco di tirare abbastanza giù, perché so che se poi il giocatore non trova l'incastro con il club, posso banalmente sei mesi dopo ripresentarmi e fargli firmare un contratto a zero. Quindi non vado a fare un'offerta molto alta, secondo me 30 milioni è proprio già il limite massimo. Poi se Chiesa chiederà di andare via, la Juventus riuscirà a ricavarne 50, ripeto, saremo contenti tutti. Però io inizierei a ragionare quanto più su un discorso legato alle possibilità della Juventus, che già sono presenti nella nostra rosa, dato che si parla anche della possibilità di cambiare guida tecnica e che quindi si potrebbe cercare di tirare fuori quel qualcosa in più che fino adesso non si è visto in questi calciatori. E credo che la risposta della nazionale sia stata emblematica anche l'altra sera, Chiesa a parte perché era già uscito, però quando si è passati da un 3-4-3 un po' raffazzonato lì, provato, a un 4-3-3 che andava ad esaltare le caratteristiche dei calciatori perché veniva messo nel contesto giusto, si è visto qualcosa di differente. Quindi Chiesa è una tematica sì, Chiesa è una tematica da affrontare sì, Chiesa è una tematica da risolvere sì. Io non so se fossi nella Juve se aspetterei l'europeo oppure no, probabilmente sì, perché se metti che poi Chiesa fa un europeo da protagonista e non c'è intenzione di rinnovarlo, il prezzo può andare su, però c'è anche l'arma a doppio taglio, se Chiesa poi non fa l'europeo da protagonista e non ha intenzione di rinnovarlo, il rischio di perderlo a zero è elevato. Insomma, queste sono tutte le linee, secondo me, di ragionamento che la Juventus deve fare. Io ribadisco, dal punto di vista aziendale, capirei piuttosto non rinnovo Chiesa ma vado su un profilo che se no mi tocca cedere come Sulé, ma io farei uno step ancora in più di ragionamento, piuttosto faccio un acquisto in meno e cerco di valorizzare quello che di buono ho già in rosa. Questa è un po' la mia valutazione, fatemi sapere la vostra anche qui sotto nei commenti, anche perché sinceramente se penso all'attacco o al centrocampo e la difesa, gli esterni bassi della Juve, forse, e dico forse, un paio di acquisti a centrocampo e un paio di terzini sono le priorità della Juventus in questo momento. Sensazione mia, posizione mia. Forza Juve!